Ciao, sono Alfio Bardolla, oggi vi racconto un po' di cose sull'immobiliare. Ci avete fatto un sacco di domande e quindi abbiamo creato una serie di pillole per rispondere ai vostri quesiti. Una delle tecniche migliori per investire in immobili è trovare un immobile molto grande e trasformarlo in immobili più piccolini. Adesso c'ho qua davanti Sara e mi ricordo una delle prime operazioni di frazionamento che abbiamo fatto erano a Varese, in via Mangano, se non ricordo male, e in questa via c'era questa signora che aveva un appartamento, se non ricordo, sono passati tanti anni, di circa 300 metri quadri. E quindi, povera crista, pagava un sacco di spese condominiali e lei voleva spostarsi a Milano più vicina a sua figlia. E quindi quell'immobile era invendibile. Chi è che compra 300 metri casi di appartamento in una zona non di particolare pregio, ma di immobili, diciamo, normali? E quindi noi siamo andati là e gli abbiamo fatto questa proposta. Gli abbiamo detto, guardi, non si preoccupi, noi prendiamo la sua casa, la frazioniamo in appartamenti più piccoli e ogni volta che vendiamo un appartamento le diamo il pro quota sul suo grande immobile. Quindi abbiamo negoziato. Chiaramente un immobile molto grande vale molto di meno a metro quadro rispetto a un immobile piccolino e quindi siamo riusciti a fare una bellissima operazione con pochissimo capitale, guadagnando il giusto e aiutando anche questa signora che era evidentemente una don't want, erano 2-3 anni che non riusciva a vendere questa casa perché era troppo grande. Quindi abbiamo fatto del bene a noi, abbiamo fatto del bene alla signora e abbiamo fatto del bene anche ai nuovi acquirenti che si sono trovati una casa a un prezzo più economico rispetto a quello di mercato, perché per noi la cosa importante era venderli sulla carta di modo che potessimo usare gli anticipi per fare i lavori, consegnare gli immobili, con la consegna degli immobili pagare la signora, trattenere un po' di profitto, andare avanti sugli altri appartamenti e via dicendo. E questa è stata un'ottima operazione. Perché? Perché guardando una cosa che magari per gli altri non aveva valore, noi ci abbiamo visto che c'era un grosso potenziale.